Ciao ragazzi, benvenuti su Passione Ritmo. Oggi puntata speciale. Come vedete non vi parlo dalla batteria, ma dal mio piccolo home studio. L'argomento di oggi è l'interplay. Per spiegarvi che cos'è ho deciso di mostrarvi alcune immagini di un recente live fatto con due amici, Antonio al pianoforte e Giulio al basso. È sempre un piacere suonare con loro, proprio perché c'è un grande interplay. E voi avete avuto esperienze di interplay? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. E ora, sigla! Interplay, tradotto dall'inglese, vuol dire interagire, influenzarsi a vicenda. Questo nella musica si traduce nell'ascoltare gli altri durante un'esibizione e adattare la propria performance man mano che il brano procede. Per fare questo bisogna tenere occhi e orecchie ben aperti e magari utilizzare qualche trucchetto come sguardi o segni convenzionali. L'interplay è tipico nel jazz, dove le strutture sono standard e ripetitive e c'è il rischio di perdersi. Ed è proprio qui che l'interplay ci viene in soccorso. A proposito, se vi siete persi la puntata sugli standard jazz, ve la lascio qui in alto. Non pensate però che questo sia utile soltanto nel mondo del jazz. Mi è capitato più di una volta di riuscire a portare a casa un brano pop che magari non avevamo avuto il tempo di provare proprio grazie all'interplay. Per capire come funziona, mi trasformerò nel Fabio Caressa della musica e vi farò la telecronaca di alcuni momenti salienti del concerto. Molti di voi avranno già riconosciuto il brano, Cantaloupe Island di Herbie Hancock. Qui stiamo suonando il tema del brano e tra poco ci sarà il primo segnale del bassista che comunica al pianista un'informazione sulla struttura e più precisamente su una modulazione di accordo. Ecco, avete visto, gli ha fatto un chiaro segno con la mano. Rivediamolo alla barra. Il bassista fa il segno, ma cosa più importante, il pianista è lì con lo sguardo e infatti annuisce. In questo momento Giulio sta finendo il suo solo di basso. Ora riparte Antonio con il solo di pianoforte. E qui mi guarda. Stop! Ma cosa succede? Ha deciso di applicare un tipico schema del jazz che prevede l'alternanza dei soli tra gli altri strumenti e la batteria ogni quattro battute. Lui mi guarda, io capisco e parto con il solo. Qui siamo nella parte finale del brano ed è un continuo scambio di sguardi e di informazioni, ma la più eclatante è quella di Giulio. Stop! Braccio alzato, comunica a tutti la fine del brano. Ora cambiamo brano e passiamo a The Chicken di Jaco Pastorius. Qui Giulio ha terminato il suo solo. E ora? Stop! A questo punto io e Antonio ci guardiamo e lui mi fa capire che è arrivato il momento del mio solo. Beh, ascoltiamolo, dai!
Alla fine dei soli c'è bisogno del segnale per far capire a tutti che è il momento di tornare al tema principale. VAR, rivediamolo. Ecco, avete visto, Antonio si è toccato la testa con la mano per indicare che dobbiamo ripartire da capo e suonare il tema principale. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. In questo caso mettete un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Alla prossima, daje!